Quest'opera dove va riceve sempre un grande successo. Che effetto fa? Beh, un'opera che deve il suo successo al fatto di unire il momento artistico, uno dei momenti più alti di ritrattistica rinascimentale, al suo corredo storico. L'itinerario storico di quest'opera la rende unica perché è la testimone di un mistero, di un segreto in qualche modo rinascimentale, nato con Vasari, con la celebre fase del Vasari, a metà del Cinquecento, che ha attraversato 500 anni fino a venire a galla grazie al fatto che riemergesse nel mercato antiquario pochi anni fa questo pezzo. Franco Ivan Nucciarelli, storico dell'arte, lo individua, lo studia. E da quel momento il Bambino Gesù delle Mani è un pezzo testimone del fascino che unisce arte italiana e storia italiana. Ha girato il mondo, partito da New York, ha girato il largo e lungo il globo, è reduce da una grande tournée in Cina e oggi a Cortona con una grande soddisfazione da parte nostra. Tra l'altro, Pinturicchio forse ne sarebbe stato orgoglioso di questa tappa cortonese, vista la sua amicizia con Luca Signorelli. Assolutamente, credo che Pinturicchio avrebbe gradito, c'è un legame storico che lega la città di nascita Perugia del Pinturicchio e Cortona, c'è la tradizione etrusca, c'è il Rinascimento con non solo Pinturicchio, amico intimo di Luca Signorelli, al punto da scambiarsi addirittura delle testimonianze di battesimo, ma Perugia e Cortona sono unite anche da grandi artisti. Luca Signorelli stesso nasce a Cortona e regala a Perugia delle opere straordinarie. Pensiamo a Beato Angelico, è un itinerario, sono pochi chilometri, ma stretti da una grande vicinanza.